E ciao ragazzi, ciao a tutti ed eccoci tornati. Allora, avete visto? Qua siamo in pieno agosto, ragazzi, voi sarete sicuramente al mare o in montagna o magari anche a casa o magari c'è chi lavora. Io ragazzi, sinceramente, in vacanza non ci sto andando perché c'è troppo caldo, ho amici sparsi per tutta Italia e mi continuano a dire Andrea, non muoverti perché qua, a parte il caldo che c'è, ma c'è un bordello pazzesco, c'è un sacco di gente, ovviamente gli italiani, la maggior parte credo che gli italiani rimarranno, saranno qui bloccati in Italia perché non possono andare all'estero e quindi un macello. Magari ci andrò più avanti, chissà, appena c'ho voglia. Allora ragazzi, oggi faremo un video e parleremo del digitale terrestre, che ovviamente non spiegherò io, ma c'era Matteo che ci teneva tanto a fare questa cosa del digitale terrestre, ma perché abbiamo ricevuto tante richieste di informazioni su questo digitale terrestre. Allora, per evitare casini, ragazzi, tra poco girerò la linea a Matteo che ve la conterà su nella maniera migliore. Questa ve la racconterà su, è bellissima. Ve la racconterà per benino. È abbastanza, vabbè, ragazzi, sono 10 minuti di video, va anche un po' nel tecnico, però a mio avviso serve per capire e per togliervi da tutti i dubbi che potete avere. Quindi vi consiglio di guardarvelo tutto. Il buon Matteo ve la racconterà nella maniera migliore. E ragazzi, cosa vi volevo dire? Allora, io intanto voglio sempre ringraziare Giordano, Davide, Matteo che mi stanno dando una mano non solo nelle live, ma anche nei vari messaggi che riceviamo, che in questo periodo si stanno un po' rallentando, ma perché vabbè, ovviamente si è tutti in vacanza o si è magari, sai, come dico sempre io, no, in estate si ha poca voglia magari di guardare la televisione e magari ci si dedica un po' di più. Già che si è in vacanza alla famiglia, per chi ne ha voglia ovviamente, o per chi è sposato, però in giro con amici a divertirsi e vada via i ceppi, come si dice. Allora ragazzi, cosa vi volevo dire? Vi volevo dire che, allora, prima di tutto ragazzi, prima di tutto, Money Box, vi voglio ricordare il Money Box, in questi giorni ho ancora ricevuto altri 5 euro. Siamo quasi 400 euro. Dai ragazzi, allora purtroppo il Money Box mi è arrivato un messaggio dalla PayPal o PayPal, come cavolo si chiama, dicendomi guardate che il Money Box verrà chiuso. Hanno deciso di chiudere il Money Box e mi hanno dato tempo fino a fine ottobre. Però io ho deciso di bloccare il Money Box al 15 di settembre, anche perché c'è scritto che poi mi cancellano anche tutte i nomi, tutte le cose. Mi è venuto male, allora ho detto no, no, no. Allora, ragazzi, quindi metterò adesso, farò l'aggiornamento al 15 di ottobre. Io chiuderò il Money Box, dopodiché faremo una live con le estrazioni visto, ho riletto tutto e ragazzi, la maggior parte mi hanno chiesto JZ 1500 55 pollici. Quindi siamo a 360 euro adesso col Money Box. Ovviamente io comprerò questo televisore a prezzo, al miglior prezzo. Purtroppo non è ancora arrivato. Speriamo che arrivi tra settembre-ottobre. Aspetterò dei prezzi speciali. Prenderò questo televisore, prendere il televisore a prezzo. E in più, quando tireremo a estrazione, che faremo una live apposta su questa estrazione, ci tengo a dirvelo e a ricordarvelo, ok? Chiameremo questa persona e gli diremo se è interessato all'acquisto di questo televisore con il prezzo speciale più i famosi 360-400 euro in meno ulteriori del ricavato del Money Box. Quindi ragazzi, questa sarà una cosa che farò. Se ovviamente la persona che, e ovviamente lo ripeto perché l'ho già detto, se la persona non sarà interessata, io farò una seconda estrazione e vedremo se il secondo sarà interessato. E andrò avanti fin quando uno non mi dice ok, lo compro io. Perfetto. E ovviamente, ragazzi, io sono qui a Bergamo, venite qua o ve lo spedirò, anche perché sarà col suo imballo originale tutto quanto. Magari ve lo mettiamo su un bancale in maniera che nessuno lo ribalta o fa robe strane. Allora, ragazzi, detto questo, allora, passiamo adesso a una cosa importante, ragazzi, perché mi state scrivendo in tantissimi, ne approfitto.
Allora, mi state parlando tantissimo, ma Andrea, ma questi Panasonic non arrivano. Ragazzi, sono in ritardissimo. Ho dato una mano a qualcheduno ad andare a recuperare qualche televisore JZ2000 perché qualche JZ2000 è arrivato. E quindi ho dato una mano da qualche parte a qualcheduno per andare a prenderla. Stanno arrivando col contagocce, ragazzi. Però ho visto che a Pasotti qualcosa è arrivato, ma parliamo del 48 pollici, la serie GZ1000 è arrivata, quindi i 48 pollici sono arrivati e li trovate da Pasotti. E appena qualcheduno mi darà informazioni, appena arriveranno questi GZ2000, vi avviserò. Come vi avviserò nel caso faranno qualche prezzo speciale. Sarà mia premura fare immediatamente un video blitz come abbiamo già fatto con l'HZ2000 a Milano, al Media World di Certosa, che c'erano i prezzi speciali che aveva creato appunto Panasonic, e vedremo un po'. Comunque, ragazzi, JZ 1005 settembre, ottobre, non lo so, stanno già arrivando, stanno non già stanno arrivando faticosissimamente gli HZ, gli, scusate, i JZ 2000, quindi immaginatevi un po' la situazione drammatica. E, ragazzi, adesso parleremo del digitale terrestre, ve lo dico già subito. Non siete obbligati a cambiare televisore, perché se io guardo i canali Mediaset, i canali Sky, i canali Rai, ti fa venire l'ansia, attenzione, stiamo cambiando le frequenze, dovete cambiare televisore e vi vediamo anche l'incentivo per cambiare televisore. Cioè, ragazzi, allora state calmi che non serve assolutamente cambiare televisore. Cambiatelo se avete un televisore vecchio che non ce la fate più a vedervelo. Se volete lanciare dalla finestra qualche televisore vecchio, mandatemi il ricco video che faremo. A me piacerebbe fare un video di tutti quanti noi che abbiamo un televisore vecchio e lo lanciamo dalla finestra. Facciamo un po' una composizione di lanci dai balconi di casa nostra dei televisori, ovviamente in sicurezza. Non dobbiamo andare a ammazzare qualcheduno, però se qualcheduno vuole avere questa liberazione di liberarsi del loro magari vecchio Samsung scassato o di un Samsung, vabbè, di qualsiasi marca, insomma, che ne avete la nausea, lo volete lanciare dalla finestra, si può benissimo fare, lo potremmo anche fare. Allora, ragazzi, tornando al digitale terrestre, non vi preoccupate perché eventualmente c'è questo scatolottino che costerà 20 euro. Io veramente, ragazzi, il digitale terrestre non lo guardo mai e non so neanche come si chiama. Comunque sia la seconda generazione, credo, non lo so. Ma vi spiegherà molto bene Matteo perché è ben preparato su questa cosa qua, anche perché Matteo, ragazzi, gira sempre per le case a sistemare televisori, a sintonizzare i programmi, a sistemare le antenne, insomma, ne fa di tutti i colori. Ragazzi, cosa volevo dire? Non preoccupatevi di questo digitale terrestre, veramente. E poi fate un test velocissimo. Andate sul canale 100 e vedete se vedete qualcosa, oppure sul canale 200. Se vedete l'immagine che vi compare, che c'è una scritta, siete già a posto. Quindi non fatevi venire l'ansia e male che vada con lo scatolottino da 20 euro ve la potete arrangiare senza avere l'ansia di cambiarvi il televisore. Ragazzi, ho già parlato fin troppo, 8 minuti. Ma adesso passo la linea al buon Matteo che ce la conta su, che ce la fa vedere, che ci fa vedere un po' la spiegazione. Ragazzi, sono circa 10 minuti che Matteo spiegherà, è un po' un mappazzo tecnico, vi spiegherà bene tutte le cose, compreso anche le date e quando toglieranno proprio il canale, metteranno in onda quelli nuovi. Quindi, ragazzi, vi spiega veramente bene. Allora, ragazzi, vi saluto. Buone vacanze. Divertitevi e ci vediamo alla prossima live che magari faremo a settembre, adesso vediamo un po'. Noi avete visto, siamo sempre a vostra disposizione e rispondiamo sempre a tutti. Ciao ragazzi, buona continuazione. Ciao 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 ciao. Eccoci, ciao, ciao a tutti, bentornati nel canale di Andrea Gandalf. Io sono Matteo. Oggi ho deciso di parlarvi del nuovo digitale terrestre T2 che, come ben saprete, entrerà in funzione, si spera, tra pochi mesi. Dico si spera perché doveva iniziare già dal 1° di settembre, poi in realtà il governo ha decretato che la fase iniziale dello switch off è stata posticipata di qualche mese
e comunque nel video vi darò tutti quanti i dettagli regione per regione. E, cosa dirvi prima di cominciare il video in merito? E se volete chiaramente verificare se il vostro televisore è compatibile con il decoder T2, non dovete far altro che fare una nuova ricerca automatica dei canali, dopodiché provate a sintonizzare il canale 100 oppure il canale 200. Se sintonizzando uno di questi due canali, 100 o 200, vi appare una schermata con scritto HEVC main test, allora significa che il vostro televisore è perfettamente compatibile, quindi non avrete nessun problema, non dovete comprare nessun decoder esterno per intenderci. Se invece, digitando sul telecomando del vostro televisore 100 oppure 200, non viene visualizzato nessun canale, significa che il vostro televisore, ahimè, non è compatibile col nuovo sistema digitale T2. Quindi cosa dovrete fare? Dovrete o comprare un nuovo decoder, i decoder oggi in vendita sono tutti compatibili per legge, oppure comprare un televisore. Anche in questo caso, tutti i televisori attualmente in commercio sono perfettamente compatibili col nuovo decoder T2. Ora iniziamo il video, vi ho preparato una presentazione e buona visione. Allora, eccomi nella mia spiegazione per quanto riguarda il decoder digitale terrestre T2 che sta per entrare in funzione. E prima di parlarvi in maniera un po' più approfondita, cercando di spiegarvi in maniera più semplice possibile di che cosa si tratta, premetto che utilizzerò dei concetti, dei vocaboli abbastanza semplificati proprio per permettervi di permettere a tutti di comprendere in maniera semplice l'argomento. Quindi ovviamente alcuni esperti, alcuni tecnici storceranno un po' il naso sentendo questo video, perché chiaramente andrò a tralasciare tanti dettagli e cercherò di concentrarmi sulle cose più semplici proprio per facilitare la comprensione un po' a tutti. Allora, il nuovo digitale terrestre T2 sta per digitale terrestre di seconda generazione. Sappiamo che le emittenti televisive in Italia trasmettono via etere, quindi si va comunque a trasmettere il segnale attraverso delle onde radio. E per quanto riguarda le trasmissioni televisive, le frequenze utilizzate vanno dalla banda VHF, detta anche terza banda, che spazia dai 174 MHz fino ai 240 MHz, fino alla quarta banda, dai 474 MHz a 602 MHz, passando poi anche per la quinta banda, da 610 MHz a 870 MHz. Io tra parentesi, come vedete, vi ho anche messo i canali di riferimento. I canali non sono i canali che voi vedete sul televisore, bensì per canali si intende un mux, se vogliamo, quindi uno spazio di frequenza. Per ogni singola frequenza ci sono dei pacchetti di canali, quindi mentre prima nell'analogico per una precisa frequenza c'era un solo canale, oggi col digitale sulla stessa frequenza ci sono più emittenti. Per esempio, per quanto riguarda la terza banda, la banda VHF nel Veneto, che trasmette sui 177,5 MHz, troviamo per esempio Rai 1, Rai 2, Rai 3, più altri canali sempre del pacchetto Rai. E così nelle altre frequenze, nella banda UHF, si trovano e le altre emittenti televisive. Che tipo di impianto serve per ricevere il digitale terrestre? Basta la comunissima antenna logaritmica. Questo come concetto di base. In realtà l'antenna logaritmica basta per chi abita in spazi aperti o comunque in zone dove il segnale ricevuto è molto forte e quindi non ci sono ostacoli, non ci sono interferenze. Nei centri abitati, infatti, si consiglia, infatti se ne vedono molte, si consiglia l'abbinamento di due antenne, quindi l'antenna logaritmica, quella tradizionale, per ricevere la banda VHF e poi l'antenna dedicata al digitale terrestre per la banda UHF.
E, ci sono anche delle antenne uniche in realtà che ricevono sia questo che quello, però sono molto costose e sono anche più difficili da reperire. Diciamo che generalmente nei centri abitati soprattutto si vedono queste due tipologie di antenne. Quali vantaggi porta il digitale terrestre? Allora, consente, come dicevo prima, di avere un pacchetto di canali su un'unica frequenza con qualità digitale, quindi senza interferenze. Quindi, come dicevo prima, su un'unica frequenza c'è il MUX, per esempio, della RAI e ci sono diversi canali della RAI, quindi sulla stessa frequenza troverai uno, le due, le tre. Oltre a questo c'è ovviamente un restringimento dello spazio occupato sulla banda. Perché? Perché mentre prima con l'analogico ad una singola frequenza corrispondeva un solo canale, ora, come ovviamente, si possono raggruppare più canali su un'unica frequenza. Quindi, detto questo, la domanda da porsi è: più servizi, più canali, più qualità? Allora, in linea teorica sì. In pratica bisogna sempre fare riferimento al fatto che la telefonia sta migliorando sempre di più, nel senso si sta ampliando, siamo un'era di crescente progresso tecnologico. La telefonia dal famoso 3G è passata al 4G e adesso si parla già di 5G. Ne consegue che le frequenze che prima erano dedicate alla telefonia non bastano più, bisogna ampliarle. E come fare? Molto semplice, si è deciso di restringere lo spazio dedicato alle emittenti televisive. Dal luglio del 2022 la cessione di parte della banda al 5G comporterà il taglio di 12 canali UHF dal 49 al 60. Nel gergo si chiama secondo dividendo digitale, che si vanno poi ad aggiungere ai 9 canali già persi con il lancio dei servizi 4G o LTE, quindi dal 61 al 69, primo dividendo digitale. Questo consente di raggiungere prestazioni vicine all'ottimo teorico e garantire vantaggi tangibili in termini di incremento di capacità trasmissiva a parità di banda occupata, quindi in più 50% rispetto al DVB-T, quindi il digitale terrestre di prima generazione. Ovviamente questa frase si riferisce all'evoluzione che avremo con il T2, quindi avremo un 50% di efficienza in più rispetto al digitale terrestre T1, che è quello che stiamo sfruttando oggi. Però passare al DVB-T2 da solo non basta, nel senso che il passaggio dal DVB-T1 al T2 del digitale terrestre non è in grado di compensare da solo la drastica riduzione della banda UHF e deve quindi essere abbinato a tecnologie di compressione più moderne e performanti. Oggi tutti i canali digitali terrestri trasmessi a definizione standard 576 interlacciato, anche quelli che occupano l'arco di numerazione 5, quindi dal 500 al 599, teoricamente riservato principalmente ai canali HD, utilizzano lo standard MPEG-2 che è stato introdotto nel 94 ed è stato utilizzato nei DVD e poi nelle trasmissioni satellitari DVB-S e terrestri DVB-T, garantendo immagini di buona qualità però con bitrate ridotti 4-9 megabit per secondo e un forte risparmio di banda. Ovviamente con il progresso tecnologico si parla già di Ultra HD e anche di 8K, questa compressione MPEG-2 è ormai obsoleta e non va più bene. I canali terrestri in alta definizione come Rai 1 HD, canali 5 HD, la 7 HD utilizzano invece lo standard MPEG-4 AVC, detto anche H264, ormai diffusissimo a livello mondiale e utilizzato già da tempo anche per i canali contenuti a definizione standard via internet, satellite, eccetera. Il concetto di base dello standard H264 è la predizione intraframe che permette di distinguere gli oggetti in movimento da quelli statici, semplificando il processo di digitalizzazione e riducendo lo spazio occupato. Indicativamente consente un risparmio di banda del 70-80% rispetto all'MPEG-2 e del 40-50% rispetto all'MPEG-4 a parità di qualità video. Secondo la roadmap stilata dal MISE, l'H264 prenderà il posto dell'MPEG-2 su tutti i canali terrestri a partire dal 1 settembre 2021. Il secondo e ultimo step dello switch off introdurrà invece lo standard HEVC, High Efficiency Video Coding, detto anche H265. Su tutti i canali terrestri in abbinamento al DVB-T2 a partire dal 1 luglio 2022. Già impiegato da tempo nei dischi Blu-ray Ultra HD 4K,
dai canali satellitari 4K e dallo streaming IP. Permette di raddoppiare il rapporto di compressione dati rispetto all'H264, come dicevo prima, un 50% di risparmio, migliorando la qualità video a parità di bitrate e supportando i formati di altissima definizione come il 4K e l'8K che arriverà più avanti. Quando accadrà tutto questo? Dal 15 novembre del 2021 al 18 dicembre 2021 sarà interessata l'area 1A con la Sardegna a effettuare lo switch off. Dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 l'area 2 passerà al nuovo digitale terrestre. Nello specifico sono incluse le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, compresa anche l'area 3, con Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, tranne la provincia di Piacenza. Dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022 invece l'area 4 con Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche. Dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 infine toccherà alle regioni dell'area 1B passare al nuovo digitale terrestre. Sono Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Incentivi statali. Gli incentivi statali ad oggi in vigore sono: fino al 22 agosto abbiamo un bonus di massimo 50 euro per chi ha un ISEE fino a 20.000 euro. Attenzione che l'ISEE è diverso dal reddito annuo lordo, quindi eventualmente informatevi presso un CAF e valutate la vostra situazione di ISEE. Questo bonus è spendibile per l'acquisto di un nuovo TV oppure di un nuovo decoder senza limitazioni. Quindi potete comprare a scelta vostra un televisore nuovo oppure un decoder. Il bonus è massimo di 50 euro, che significa che se comprate un decoder da 45 euro, 5 euro rimanenti non vanno recuperati in nessun modo. Dal 23 agosto invece ci sono ben due incentivi statali distinti e cumulabili. Il famoso bonus TV di 100 euro per l'acquisto di un televisore nuovo, previa rottamazione, quindi dovete portare in negozio un televisore da rottamare, che poi verrà registrato e avrete il diritto a uno sconto di 100 euro sull'acquisto di un nuovo televisore. In questo caso non ci sono limitazioni di reddito o di ISEE. Parallelamente a questo c'è il bonus TV che anziché 50 scende a 30 euro e questo chiaramente è sempre vincolato a un ISEE massimo di 20.000 euro, spendibile sia per acquistare un nuovo televisore oppure per acquistare un nuovo decoder. E questo è cumulabile con il bonus di 100 euro, quindi se avete un ISEE fino a 20.000 euro, non avete ancora utilizzato il bonus di 50 euro per comprare un nuovo decoder, un nuovo televisore, potete usufruire sia del bonus di 100 euro che del bonus di 30 euro, quindi 130 euro totali. Eccoci di nuovo, spero che il video vi sia piaciuto, che possa tornarvi utile per comprendere meglio la situazione del decoder T2. Vi ringrazio di nuovo per averci seguito, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale di Andrea Gandalf e attivate attraverso la campanellina tutte le notifiche così sarete costantemente aggiornati. Detto questo, se ci sono ulteriori domande potete scrivere nei commenti e vi risponderemo quanto prima. Ciao a tutti, grazie e alla prossima!